Buonasera, bentrovati alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca. Un morto ed un ferito, e questo il tragico bilancio di uno scontro frontale tra due auto che si è verificato questa mattina intorno alle 6 nel territorio comunale di Rosciano sulla strada provinciale 44, conosciuta come la strada della Bonifica, dove c'è stato un frontale fra una Panda condotta da Mirko Martelli, 39enne di Scafa, e una Ford Fiesta che era guidata da una donna di 37 anni di Pescara. Ad avere la peggio è stato l'uomo, che è morto praticamente sul colpo quando sono arrivati i sanitari del 118. Purtroppo per il 39enne non c'era più nulla da fare, ferite non gravi per la donna ricoverata in ospedale e giudicata guaribile in 10 giorni. Sul luogo della tragedia hanno lavorato i vigili del fuoco del distaccamento di Alanno, i carabinieri e i sanitari del 118. Ancora cronaca, un 55enne è morto questo pomeriggio mentre si stava allenando sulla pista di atletica degli impianti degli Incoronata a Sulmona. A notare l'uomo accasciatosi a terra privo di sensi sono stati alcuni ragazzi, anche loro in allenamento, che si sono avvicinati per aiutarlo, hanno dato l'allarme, sono arrivati i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare nonostante il prodigarsi dei sanitari del 118. Sconosciute al momento le cause del decesso, anche se si sospetta un improvviso problema cardiaco. Lasciamo la cronaca, parliamo di depuratori. Ancora una denuncia da parte degli ambientalisti sul caso scarichi abusivi nei fiumi. Questa volta il Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua chiede infatti che vengano resi noti i dati sui depuratori comunali dotati di regolare autorizzazione. Solo una provincia su quattro ha infatti fornito i documenti richiesti, quella di Teramo, mentre L'Aquila, Pescara e Chieti non hanno mai risposto alla richiesta di accesso agli atti avanzata lo scorso 3 dicembre. Francesca Romana Testi. Trasparenza e partecipazione. Ancora senza risposta ad oggi la richiesta degli ambientalisti sul caso depuratori abruzzesi. Il 3 dicembre scorso, infatti, il Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua, insieme alla Confcommercio, ha inoltrato un accesso agli atti per ottenere i dati relativi alle quattro province, per sapere quanti e quali depuratori comunali avessero regolare autorizzazione allo scarico e se fossero state comminate le dovute sanzioni in riferimento all'anno 2015. A tale appello però è mancata la risposta di tre province. Sembra infatti che solo Teramo sia stata pronta a fornire i dati richiesti. Gli ambientalisti, a seguito di questa mancata risposta, tornano a puntare il dito sulle responsabilità verso i cittadini che non vengono informati sulle reali condizioni del loro territorio, e l'invito, questa volta in forma pubblica, viene rilanciato al governatore della regione, Luciano D'Alfonso, e ai presidenti delle province di Chieti, Pescara e L'Aquila. Il quadro infatti vede in questo periodo una caccia senza quartiere ai famigerati scarichi abusivi, quelli scoperti di recente. Moltissimi depuratori inoltre non funzionano, proseguono gli ambientalisti, e in altri casi, come quello del comune di Tocco da Casauria, per la totale assenza di impianti di depurazione, gli scarichi avvengono direttamente nel fiume. Nel caso di Pescara poi, per diretta ammissione del responsabile ACA, il depuratore sarebbe sottodimensionato, incapace dunque di ricevere l'intera quantità di liquami cittadini, motivo per cui una parte finisce direttamente nel fiume. E noi restiamo in argomento perché la Guardia di Finanza di Teramo, assieme a Capitaneria di Porto, ASL e ARTA, ha posto i sigilli a due opifici da quattro impianti di uno stabilimento artigianale di Nereto in provincia di Teramo, determinante la scoperta nel fiume Vibrata di scarichi non autorizzati né presenti sulla mappatura delle acque della provincia di Teramo. I tre titolari delle aziende, tutte attive nella lavorazione o trattamento chimico di capi di abbigliamento, sono stati denunciati alla magistratura, che ha anche chiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Teramo la convalida dei sequestri. Le contestazioni ai titolari, tutti di nazionalità cinese, non sono relative soltanto ai reati ambientali, ma anche al lavoro nero. Nelle perquisizioni infatti sono stati trovati 21 lavoratori senza contratto, 17 soltanto in una delle tre aziende ispezionate. E ultimatum al sindaco Maurizio Brucchi, dell'amministratore delegato della municipalizzata Teramo Ambiente, l'avvocato Luca Ranalli. Se entro qualche settimana il comune non provvederà infatti a saldare la fattura di oltre 1 milione di euro, la Team è pronta a citare in giudizio l'amministrazione comunale. Elisa Leuzzo.
La commissione di controllo e garanzia, convocata dall'opposizione, diventa teatro di scontro aperto tra il sindaco Maurizio Brucchi e l'amministratore delegato della Team, l'avvocato Luca Ranalli. Sul terreno di scontro, ancora una volta, per l'ennesima volta, le solite questioni già affrontate e rinfacciate, segnale che la discussione in municipio sulla Team non vertesse affatto sul merito, quanto sul confronto a distanza, divenuto ieri palese tra sindaco e amministratore delegato. In sostanza, la D. Ranalli chiede al comune di pagare una fattura da oltre 1 milione di euro. Il sindaco Brucchi la contesta, ormai è scontro aperto. L'incontro di ieri è stato utile, a mio avviso, per spiegare alla maggior parte dei presenti le motivazioni per le quali la Teramo Ambiente ribadisce la necessità che il Comune di Teramo provveda in tempi strettissimi ad adempiere le proprie obbligazioni di pagamento. Facendo presente peraltro che lo stesso sindaco di Teramo più e più volte alla stampa avrebbe precisato che il Comune di Teramo è debitore dell'importo di 1.200.000 euro. Non è il solo importo dovuto al Comune di Teramo, diciamo è quello più palese, è quello più immediato. Si finge di non capire che non basta pagare gli stipendi a un'azienda perché funzioni perfettamente. Ci sono fornitori, ci sono aziende teramane collegate alla Teramo Ambiente da anni. Mi dispiace che si continui ancora oggi a sostenere delle tesi assolutamente indifendibili del tipo che le fatturazioni siano sbagliate. Sono diversi anni che si cerca di trovare il punto di incontro con il Comune e non è stato possibile. Non credo che si potrà andare molto oltre. O vi è la consapevolezza che il principale cliente della Teramo Ambiente deve essere anche un buon pagatore, oppure non v'è dubbio che la Teramo Ambiente dovrà attivarsi nei confronti di chi, ancora oggi, omette di pagare cifre così importanti per la gestione di una società. Perché ci ritroveremmo con attività prestate, servizi resi e mancati incassi. Se si vuole affondare la Teramo Ambiente, lo si dica chiaramente, non si faccia della politica uno scudo dietro al quale trincerarsi per nascondere eventuali mancanze che non imputo al sindaco, si badi bene, l'ho precisato anche ieri, non è il sindaco a firmare i mandati di pagamento, sono dirigenti. Parliamo di lavoro, il consigliere regionale di Forza Italia Paolo Gatti commenta gli ultimi dati del Cresa sull'occupazione in Abruzzo e smorza gli entusiasmi. Fanno discutere i dati del Cresa sulle assunzioni previste in Abruzzo nel primo trimestre 2016 con un saldo positivo di 630 nuovi posti di lavoro e con un saldo negativo però solo in provincia dell'Aquila con meno 260 posti. C'è chi, come il consigliere regionale PD Alberto Balducci, vede il bicchiere mezzo pieno, evidenziando che le politiche del lavoro della maggioranza in regione e del governo di centro-sinistra cominciano a sortire effetti virtuosi. E c'è chi, come Paolo Gatti, consigliere regionale di Forza Italia ed ex assessore regionale al lavoro, spiega: sono solo previsioni e comunque 630 posti in più non fanno la ripresa, come una rondine non fa la primavera. Secondo me sarebbe bene metodologicamente non guardare le previsioni, che è quello un lavoro di ipotesi, ma vedere i dati attuali, quindi i rendiconti, i dati dell'Istat. Ora, è chiaro che noi siamo favorevolissimi e speriamo che ci possa essere una ripresa del mercato del lavoro in Italia e in Abruzzo, però non c'è. Non c'è, i dati che abbiamo visto negli ultimi mesi denunciano delle oscillazioni che però sono oscillazioni casuali, noi non siamo in grado di valutare gli effetti delle politiche del lavoro del governo del centro-sinistra semplicemente perché le politiche del lavoro ancora non ci sono, da un anno e mezzo non ci sono politiche del lavoro, fatta eccezione per il programma Garanzia Giovani che fanno tutte le regioni perché è un programma nazionale europeo, poi non c'è una ricetta abruzzese, quindi l'oscillazione in diminuzione o in aumento è un'oscillazione casuale che non dipende dalle politiche regionali ma dipende dall'andamento italiano e dalla buona volontà o meno degli imprenditori. Il suo suggerimento costruttivo dall'opposizione a questo punto a chi si deve occupare di politiche occupazionali, quali sarebbe? Quale misura sarebbe importante? Ma allora, bisogna tentare di fare delle cose. Noi quando abbiamo governato abbiamo cercato di colpire determinati bersagli, c'era il momento della crisi del 2009, poi la seconda crisi del 2011, abbiamo cercato di dare incentivi molto forti alle imprese affinché assumessero, 15.000 euro per i tempi indeterminati, per i giovani, per le donne, abbiamo
abbiamo fatto il microcredito, che è una politica che devo dire questo governo regionale sta seguendo, perché ha rieditato il microcredito. Bisogna fare dei tentativi, bisogna provare, poi magari si sbaglia il bersaglio. Io credo che l'unico dato siano le decontribuzioni del governo Renzi, che però sono troppo basse e quindi non rappresentano un incentivo interessante per molti datori di lavoro. Nelle prossime settimane partirà un nuovo avviso pubblico finalizzato a favorire l'occupazione giovanile. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche del lavoro Andrea Gerosolimo dopo che la giunta regionale ha approvato la riprogrammazione per oltre 1.200.000 euro delle economie residue del programma Piano Integrato Giovani Abruzzo. Le economie accumulate nel precedente programma permetteranno dunque di emanare un nuovo bando che dà opportunità a giovani in cerca di occupazione. L'iniziativa, spiega l'assessore regionale Gerosolimo, sarà chiamata Ragazzi al Lavoro 30+ ed avrà la finalità di agevolare l'ingresso dei giovani, in particolare quelli fra i 30 e i 35 anni, esclusi da garanzia giovani nel mercato del lavoro, con particolare riguardo ai giovani che risiedono nelle aree interne o nelle aree di crisi della nostra regione. Cambiamo pagina, essere la capitale dei giovani, e questa l'ambizione della candidatura capitale italiana avanzata alle istituzioni teatine dal consigliere del Partito Democratico Alessandro Marzoli, un riconoscimento prestigioso che lo scorso anno è stato assegnato a Perugia e che richiede un impegno progettuale per la città. Chieti si candida come capitale italiana dei giovani, una candidatura che in realtà vuole provocare e spronare istituzioni, associazioni giovanili e cittadini a trasformare e migliorare una città a vocazione universitaria con strutture e spazi che potrebbero garantire una vivibilità migliore. Permettere nell'anno in corso di arrivare alla candidatura di Chieti Capitale dei Giovani, ma non per il 2017 perché non faremo mai in tempo, ma nel 2018. Quindi l'appello che lanciamo al sindaco, ai consiglieri comunali, Under 35, miei colleghi, ma a tutte le associazioni giovanili e a tutte le ragazze e i ragazzi che amano questa città, e di muoversi insieme immediatamente per far sì che in un arco temporale non troppo lungo, quindi un anno, diamoci questo obiettivo limite, febbraio 2017, avremo la forza e la possibilità di presentare un progetto al Forum Nazionale dei Giovani, a chi organizza questa competizione, affinché Chieti possa competere con altre città italiane su alcuni temi su cui oggi è molto indietro. Per raggiungere tale traguardo i punti toccati dalla proposta sono quattro: da un lato il trasporto e dall'altro l'ottimizzazione di strutture e spazi già esistenti. I punti principali sono sicuramente la mobilità, quindi maggiori collegamenti anche negli orari notturni per permettere agli studenti di vivere l'intero territorio cittadino, e nella mobilità rientra anche un grande obiettivo, quello della realizzazione di una pista ciclabile, quindi questo è sicuramente un secondo obiettivo. Il terzo obiettivo è la fruibilità degli spazi. Nel quartiere Villaggio Mediterraneo, nato per lo sport ma soprattutto per la vita universitaria e per gli studenti, oggi non ci sono le possibilità di vivere, dalle attività sportive fino ai momenti di quotidianità, una vita realmente universitaria, una vita a misura di giovane. Ultimo obiettivo, organizzare iniziative ed eventi in maniera ordinata e calendarizzata e sfruttare alcuni luoghi bellissimi come l'anfiteatro alla Civitella, che deve tornare ad essere un luogo aperto l'estate, un punto di riferimento. E noi torniamo a Teramo, dove è al via un nuovo progetto per il rilancio culturale ed artistico del Castello della Monica, che andrà di pari passo con la riqualificazione funzionale della struttura. Il Castello della Monica diventerà un museo della fantasia. Sarà spazio espositivo, ma anche residenza artistica, osservatorio astronomico, location per eventi e arena di spettacoli estivi. Destinazione poliedrica del monumento, che sarà riqualificato e restituito alla città con un intervento da oltre 2 milioni di euro dalla Regione. L'idea è venuta fuori da un gruppo di lavoro costituito quindi dai tecnici comunali, dagli assessori a ramo, dalla dottoressa Di Felice e da Marco Chiarini. È un bel progetto perché all'interno del castello abbiamo chiaramente una riqualificazione del giardino che sarà fruibile a tutti quanti. Poi avremo un bookshop, una biglietteria, avremo un'area dedicata alla caffetteria, quindi anche chi semplicemente va a visitare il giardino potrà
poi andare presso questa caffetteria, abbiamo i laboratori didattici e avremo un museo della fantasia. Ecco, l'idea del museo della fantasia è una cosa che è stata lanciata da Filippo D'Averio quando è venuto qualche anno fa a visitare il castello, quindi abbiamo recepito quest'idea e sicuramente lo coinvolgeremo in questo progetto. Noi crediamo che il Castello della Monica, così come è stato indicato e con questi interventi di recupero, potrà dare veramente un rilancio dal punto di vista culturale e turistico per la nostra città. Sarà una struttura che chiaramente dovrà essere messa a reddito, quindi con un'attività di sbigliettamento. Abbiamo indicato anche tutta una serie di attività che si possono fare lì dentro, ad esempio si possono organizzare delle conferenze piuttosto che degli eventi in giardino, piuttosto anche dei matrimoni, quindi sono tutta una serie di iniziative che possono permettere alla struttura di autofinanziarsi. E per ultimo ma non meno importante sarà quella di una sala dedicata al pittore della Monica, quindi stiamo poi lavorando nei dettagli di ogni singolo contenitore per rendere, ecco, il progetto il più appetibile possibile. Ed è stato presentato questa mattina presso l'Università degli Studi di Teramo un progetto di musealizzazione dei giardini delle collezioni della villa storica Capuani Celommi di Torricella Sicura. Il progetto, di cui l'Università di Teramo è capofila, è stato finanziato dal Ministero per 90.000 euro e riguarda diversi ambiti: l'ampliamento dei laboratori didattici presso la struttura museale, la valorizzazione del giardino storico di pertinenza della villa Capuani Celommi, l'alternanza scuola-lavoro, la formazione dei docenti. Segna un ulteriore passo verso la valorizzazione delle risorse del territorio. Le risorse del territorio sono rappresentate non solo dal Palazzo Storico e dall'Orto Botanico che vengono valorizzati, ma mi permetto di dire anche dall'Università che ha raccolto questa sfida insieme agli altri enti. Il percorso artistico è sviluppato attraverso le collezioni riguardanti opere d'arte di illustratori della Divina Commedia. Il percorso storico muove da reperti appartenuti al medico pediatra Mario Capuani, martire della Resistenza. La Fondazione ha delle collezioni preesistenti di stampe che illustrano la Divina Commedia, stampe importanti anche Salvatore Dalì. E poi c'è una parte che riguarda tutta la parte naturalistica che non può stare in giardino. Quindi il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma digitale che sia fruibile attraverso la rete, che quindi faccia conoscere le collezioni interne e esterne, cioè i giardini e la collezione museale, e che possa essere fruibile appunto dalla rete, ma che sia attiva anche all'interno del museo. Il percorso naturalistico floro-vegetazionale si sviluppa sia all'interno dell'immobile che all'esterno, nell'orto didattico e nel giardino storico. Noi ci occuperemo del giardino con il recupero di specie autoctone e la valorizzazione per esempio di specie da frutti di bosco, e in più cercheremo di mettere su un giardino di piante officinali, perché Villa Capuani, l'eroe della Resistenza Capuani, studiava e curava attraverso i principi attivi delle piante officinali. E ora parliamo di sanità, perché dal prossimo 16 marzo a Pescara medici e personale della ASL saranno a disposizione per il servizio di screening gratuito della vista. L'iniziativa è rivolta agli under 65 ed avrà la durata di un anno. Screening e importanza della prevenzione. Pescara si concentra sugli under 65 e mette a disposizione i medici della ASL per offrire il servizio di controllo della vista. Nasce dall'impatto importante dei problemi di vista nella terza età, soprattutto perché è il più grave fattore di rischio per l'ipovisione e l'età. E nasce anche dal fatto che la prevenzione può fare tanto, perché ci sono patologie come il glaucoma e soprattutto ancora di più la sofferenza retinica da diabete, che se identificate in tempo permettono grandi passi verso la, non dico la risoluzione, ma comunque la gestione tale, una gestione tale da evitare che si possa andare incontro a danni gravissimi. L'importanza di fare i controlli è motivata anche da quelle che sono denominate malattie silenziose, e cioè asintomatiche. Ci sono alcune patologie della retina e soprattutto il glaucoma che non danno sintomi. E il glaucoma, chiamato anche il ladro silenzioso della vista, perché può arrivare a dare dei deficit visivi, soprattutto laterali, sul campo visivo, importantissimi, senza che il paziente se ne accorga.
e anche problemi della retina, e poi possono arrivare a influenzare anche la visione, che partono da zone non necessariamente interessate nella visione distinta, ma che prima o poi ci arrivano. Quindi anche in quel caso, non essendoci sintomi, ci sono patologie in atto e quelle vanno identificate. Il primo degli appuntamenti è fissato a partire dal prossimo 16 marzo e andrà avanti per un anno. Inizieremo il 16 marzo, poi renderemo disponibile sia la successione dei centri, perché più o meno faremo un paio di mesi, due mesi e mezzo, tre per ogni centro. I responsabili dei centri poi prenderanno le prenotazioni, ovviamente saranno privilegiati gli iscritti al centro. Riteniamo che comunque l'informazione, che farà parte integrante dello screening, perché oltre alla visita faremo anche sia informazione di notizie utili, sia rilevamento delle competenze dei cittadini, l'informazione fa parte comunque della prevenzione a tutto tondo. E noi siamo allo sport, al calcio, per parlare del Pescara che prosegue la preparazione in vista della gara di sabato a Cagliari. Buone notizie per Campagnaro che continua il programma di recupero, buone possibilità per l'ex interista di scendere in campo. Oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo Benalì, mentre non si è allenato Verde. Noi andiamo ad ascoltare un cagliaritano doc che milita con il Pescara, si tratta di Andrea Cocco. Andrea Cocco, allora arriva questa partita con il Cagliari, una partita vista da un cagliaritano doc come te, oggi però giocatore del Pescara. Vabbè, sicuramente è una partita un po' particolare visto che si gioca nella mia città, però al di là di questo sarà una partita come tutte le altre, salvo qualche emozione iniziale, però per il resto andremo lì per fare la nostra partita. Parliamo di questa gara del Sant'Elia, inutile sottolineare, una sfida difficile contro una squadra che in casa ha sempre vinto, eccezione fatta per la gara con il Como. Cosa occorrerà per fare il risultato positivo contro il Cagliari? L'andata io mi ricordo che li abbiamo messi parecchio in difficoltà con il nostro atteggiamento, quindi sicuramente abbiamo una partita molto attenta, una squadra molto accorta, perché loro soprattutto negli spazi possono avere il sopravvento e noi dobbiamo essere bravi a non lasciarli e andare sempre alla ricerca dell'uomo più vicino per non farli ripartire. Per chiudere, Andrea, questa è una partita importante ma sicuramente non decisiva, il campionato è ancora molto lungo, però fare il risultato positivo a Cagliari sarebbe importante. Beh, sicuramente, mancano troppe partite perché sia determinante, però sicuramente un risultato positivo là cambieremo un po' le cose nel corso del campionato, quindi speriamo bene. Ancora calcio, tanta paura in casa Bari per il tecnico biancorosso pescarese doc Andrea Camplone, che dopo la seduta di allenamento diretta regolarmente questa mattina ha accusato un malore ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Bari. Secondo quanto riportato dall'edizione di Tutto Bari Sport, il tecnico biancorosso si trova ora al Policlinico cosciente sotto osservazione. Pare che la causa sia riconducibile ad un dolore torace dovuto probabilmente alla dimenticanza di assunzione di alcune pillole per il cuore fondamentali dopo l'applicazione degli stent di alcuni anni fa. La situazione non è grave, ma l'allenatore continuerà a restare in ospedale nelle prossime ore. Noi facciamo gli auguri di pronta guarigione al tecnico biancorosso. Parliamo ancora di calcio, ancora Serie B, perché dopo le vicende societarie e le penalizzazioni, le attenzioni in casa Lanciano sono rivolte alla trasferta in casa dello Spezia. Ci sarà un atteso ex ad aspettare i rossoneri, si tratta di Antonio Piccolo, vediamo il servizio. Anche gli ultimi sono stati giorni concitati per la Virtus Lanciano. La vittoria thriller col Modena, lo stop alla trattativa con Stefano Bisogno, il deferimento per il mancato pagamento di ritenute e contributi entro metà dicembre, il punto di penalizzazione inflitto per il precedente deferimento e che va ad aggiungersi all'altro punto legato al mancato pagamento, nei termini previsti, dell'IVA del 2012. Se a ciò aggiungiamo la rivoluzione tecnica di gennaio con la squadra in buona parte rifatta e svecchiata e l'avvento in panchina di Maragliulo per D'Aversa, si capisce quanto questo mese e mezzo appena consumato del 2016 sia stato movimentato in casa Virtus. In tutto questo bailam la buona notizia è che sul campo la squadra, tranne che per la giornataccia contro il Trapani, ha non solo risposto presente ma ha fatto risultati che la fanno restare in linea di galleggiamento per il discorso salvezza, anche se all'orizzonte si staglia un terzo punto di penalizzazione. Ma l'entusiasmo e in certi casi l'incoscienza e la voglia di emergere dei tanti giovani può essere determinante. Le prodezze di Bonazzoli e di Francesco, la ritrovata verve di un asso della cadetteria come Guido Marilungo, la crescita di Rigione Boldor, la classe di Vitale, sono alcuni dei fattori, oltre anche alla buona sorte contro il Modena, che hanno aiutato primo Maragliulo, che nelle sue prime due partite ha fatto il pieno.
Nelle prossime settimane il campo tornerà ad avere la priorità assoluta nelle attenzioni di una piazza agitata da fuga di giocatori e presunte cessioni societarie. La sfida per la salvezza ripartirà dalla difficile partita di La Spezia contro una squadra che si sta ritrovando. Sarà la partita di Antonio Piccolo, il grande ex che a fine 2015 ha salutato Lanciano e che dopo aver superato un infortunio ora ha un ruolo da protagonista nel 4-3-3 di Mimmo Di Carlo. Probabile presenza da titolare anche per l'altro ex, il difensore Filippo De Col. Mancheranno gli squalificati Misic e soprattutto Calaiò, andato in gol 2 volte col Livorno domenica scorsa. Maragliulo sta lavorando con tutti gli effettivi a disposizione e avrà l'imbarazzo della scelta. La squadra si allenerà domani mattina a San Buceto e partirà subito dopo alla volta della Liguria. Siamo alla Lega Pro perché sarà una Lupa Roma rimaneggiata quella che domenica affronterà ad Aprilia il Teramo. Fra i laziali mancheranno Celli e Fabbro, i biancorossi lavorano invece al completo in vista della gara con i capitolini. Noi andiamo ad ascoltare l'attaccante Lenoci. Sì, è la posizione che mi si dice un po' di più alle mie caratteristiche, giocare magari più dietro rispetto a una prima punta più classica. E poi quando... in quel modulo lì comunque hai sempre 2 giocatori offensivi anche sulla fascia da poter lanciare e essere più imprevedibili. Abbiamo fatto bene. L'ho notato molto quando sono arrivato nella testa dei miei compagni di squadra e quindi si è fatto un po' fatica magari ad accettare la situazione, soprattutto da parte dei giocatori che non c'entrano assolutamente niente. Quindi, poi dopo però forse ci siamo guardati un attimo in faccia, abbiamo capito che questo era il nostro campionato ormai e che quello era passato e bisognava fare qualcosa in più, perché così non andava bene. Ci siamo compattati ancora di più e questo ci ha dato la forza di fare questi risultati. Ho lasciato fare la società, se la società riteneva che era più giusto che io tornassi a Como, perché magari cercava giocatori con caratteristiche diverse, ne prendevo atto e tornavo a Como. Sono contento comunque che alla fine non ha preso nessuno e sono rimasto qua per poter finire la stagione con questa squadra. Sappiamo indubbiamente che se ci mettiamo la voglia, la cattiveria, la concentrazione che ci abbiamo messo nell'ultima partita o anche nelle ultime, diciamo, partite, possiamo sicuramente fare molto bene con il livello di prestazione e portare a casa punti. E chiudiamo con una notizia che riguarda l'inchiesta Dirty Soccer, notizia arrivata in redazione da pochi minuti, perché a 9 mesi dal terremoto che ha scosso il calcio italiano, la procura di Catanzaro ha firmato l'avviso di conclusione per l'intero finone Dirty Soccer, confermando le accuse mosse a vario carico per 84 indagati. Tra le partite interessate anche Savona Teramo, incontro per il quale la procura contesta il concorso nella frode sportiva ad Ercole Di Nicola, ex responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Calcio, a Luciano Campitelli nella sua veste di presidente del Teramo Calcio, all'ex DS del Teramo Marcello Di Giuseppe, all'allora direttore sportivo del Savona Marco Barghigiani, all'allora collaboratore tecnico del Parma Giuliano Pesce, all'allora calciatore del San Paolo Padova Davide Matteini e all'ex allenatore del Barletta Ninni Corda. Per la procura i 7 in concorso con calciatori allo stato non identificati avrebbero operato per alterare il risultato della partita Savona Teramo. In particolare, si legge nel capo di imputazione, Di Nicola, ricevuto all'uopo l'incarico da parte di Campitelli e Di Giuseppe anche attraverso la mediazione di Matteini, offriva, prometteva denaro o altra utilità o vantaggio a 2 calciatori del Savona, Marco Cabeccia e Alessandro Marchetti, affinché, si legge nella notizia ANSA, alterassero le proprie prestazioni agonistico-calcistiche a favore della squadra avversaria del Teramo, offerta che però veniva rifiutata dai 2 calciatori. Conseguentemente Di Nicola, avendo avuto pieno mandato in tal senso da Campitelli, e da Di Giuseppe con l'intermediazione di Ninni Corda e Giuliano Pesce, prometteva la somma di 30.000 euro a Barghigiani, che l'accettava e si faceva latore della proposta corruttiva con altri calciatori del Savona allo stato non identificati, affinché la squadra del Savona uscisse sconfitta nell'ambito del predetto incontro di calcio di Lega Pro Girone B da disputare contro la squadra del Teramo, gara che si è giocata il 2 maggio del 2015 e è conclusasi poi con il risultato di 2-0 in favore del Teramo.
a seguito del quale risultato la squadra biancorossa raggiungeva lo storico traguardo della promozione nel campionato di Serie B con una giornata di anticipo rispetto alla fine del campionato di Lega Pro. Questa è la notizia ANSA uscita pochi minuti fa e noi siamo giunti al termine di questa seconda edizione del TG6. Grazie come sempre per averci seguito. Vi ricordo la terza edizione alle 23 e alle 21 invece l'appuntamento con Virtus Stai per parlare del Lanciano. Grazie e buon proseguimento di serata.